Qui a Piazza Farnese incontriamo Viviana che è venuta a firmare. Viviana, come hai conosciuto, diciamo, di questo evento? L'ho conosciuto tramite internet, seguendo il sito dell'associazione Luca Coscioni, che seguo da anni oramai, anche i radicali inerenti alla galassia radicale di varie associazioni, Nessuno Tocchi Caino. Senti Viviana, noi pensiamo che le persone coinvolte che verranno a firmare e anche le persone che già sono state consultate e che si sono dichiarate maggioranza a favore di una regolamentazione del fenomeno, spesso accade che siano anche coinvolte personalmente in casi familiari purtroppo drammatici. A te è capitato? No, non mi è capitato, non ho neanche persone vicino a me al quale è capitato. Credo che sia una battaglia giusta, civile, perché in realtà può capitare a ognuno di noi, quindi la vera svolta è capire che non ci si deve mettere in gioco solo qualora il problema ci riguarda così da vicino, ma che in realtà purtroppo, come scritto anche in giro, è la vita, fa parte della vita ammalarsi, e forse è anche giusto scegliere come si decide di porre fine lì dove non ci sono purtroppo cure, dove si è sicuri che il fine vita sarà da lì a poco, con in molti casi grande sofferenza. Grazie Viviana.